Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza di presentazione di Alessandro Camisa. Alessandro Camisa è senz'altro un rinforzo pregiato per la Rosa Granata. Ovviamente va a rinforzare un reparto che in questi ultimi giorni è stato sotto il banco d'accusa, qual è la difesa che ha beccato già numerosi gol. Per cui benvenuto Alessandro ufficialmente nella famiglia della CD Nardò. Grazie, Non credo abbia bisogno di presentazioni, però comunque per chi ci ascolta facciamo un resoconto della sua carriera che dopo diciamo, un talento emerso nel settore giovanile del Lecce è stato protagonista anche nella massima serie nazionale, rivestendo anche la fascia di capitano nel Vicenza e comunque ritagliandosi dei posti importanti nelle rose delle squadre titolate del calcio italiano, per cui un classe 85 che sposa appieno il progetto Granata, che non si ferma solo alla parte agonistica in senso stretto del campo, ma poi la dirigenza presenterà quello che è il vero progetto, oltre a quello ovviamente tecnico, che ruota intorno ad Alessandro Camisa. Passerei subito la parola ai giornalisti per fare qualche domanda di rito. innanzitutto benvenuto. Grazie. Questa è la prima esperienza nei dilettanti, diciamo. Che cosa ti ha spinto a sposare il progetto Leonardo? Comunque, essendo consapevole di arrivare in un periodo abbastanza, cioè in un momento delicato. No, ma a me diciamo che per carattere le sfide piacciono. La cosa che mi ha convinto a venire a Nardò, a parte che è una grande piazza, nonostante è diciamo, una piazza pregiata per quanto riguarda la Serie D, comunque è un passato anche in Serie C, quindi di sicuro non è una squadretta così. Una piazza importante e molto seguita, quindi già questo è stato un punto diciamo, a favore dell'Entro. Poi la cosa che mi ha entusiasmato e convinto è nel parlare con la società il progetto che c'è e la voglia di crescere sia come società, sia come squadra e anche come settore giovanile. Diciamo che è un impegno abbastanza importante, dove comunque la prima cosa bisogna risollevarci dalla classifica, questo è poco ma è sicuro. Poi piano piano penseremo all'altro. Però la cosa fondamentale, anzi le due cose che mi hanno spinto sono la voglia da parte della società di crescere e di avere un progetto sia di prima squadra e di settore giovanile. E la seconda cosa è la piazza di Nardò, perché comunque l'ho seguita anche quando ero fuori, comunque l'ho seguita sui giornali ed è sempre una piazza ambita, penso, da parte di tutti. Hai avuto già modo di conoscere il mister, di allenarti, di conoscere qualche Sì, io persona? ieri pomeriggio ho fatto il mio primo allenamento, ho parlato col mister, quindi tutto a posto. Bisogna lavorare solo col campo, non, diciamo che in questo periodo, ma anche in altri periodi di chiacchiere non se ne devono fare. L'importante è lavorare sul campo, con la testa giusta, poi le cose comunque si sistemeranno. Alessandro, buonasera. Buonasera. Ti chiedo, ti sei confrontato con qualche tuo ex compagno, adesso qui, tipo Carrozza, che quali impressioni, oppure cosa ti hanno detto di questa squadra? Scappa di me. No, Hai detto no, 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 prima vabbè, io conosco Carrozzo, sono compagno di squadra Barese nel Lecce, Petrachi che è nel settore giovanile del Lecce, di Arrà, Cicerello al Lecce, quindi comunque sono ragazzi che mi hanno parlato di una piazza, ripeto, non c'era bisogno perché la conoscevo già, che ci tiene alla maglia, che ci tiene al campionato, che ci tiene tanto. Quindi sicuro non mi hanno parlato in maniera negativa della situazione, mi hanno parlato della voglia di riscatto che hanno e che ho anch'io personalmente, quindi che abbiamo. E diciamo che già questo è un punto a favore per andare tutti insieme verso un traguardo importante. parli di riscatto personale perché forse magari nell'ultimo anno forse hai avuto qualche problema proprio a Lecce, no? Credo, Sì, insomma. vabbè, non mi nascondo che l'anno scorso ho avuto un po' di problemi a Lecce, però io
io guardo sempre avanti, nel passato non ci penso più, non mi riguarda più, e mi prendo le mie responsabilità come ho sempre fatto nella mia vita, però da oggi in poi penso andare dopo, quello che è passato non mi riguarda. Senti, il mister, diciamo, con l'arrivo di Maragliulo a Nardò abbiamo visto prima una difesa a 4, domenica abbiamo visto una difesa a 3, ma insomma, diciamo, il risultato non è mai cambiato. In quale contesto tattico si inserisce la Tamisa? Meglio a 4, meglio a 3? Ho giocato sia a 4 che a 3, però queste sono cose che spero l'allenatore. L'allenatore decide chi mettere in campo, il modulo da adottare, e noi dobbiamo seguire le idee del mister, dal più grande al più piccolo, perché non è uno sport singolo, è uno sport di gruppo, da squadra, e per vincere partite bisogna sempre giocare da squadra, quindi non ci devono essere personalismi, Camisa non deve essere quello che è il top perché è stato, dicendo, no, Camisa deve essere un giocatore di dilettanti, dove si deve mettere nella mentalità adesso i dilettanti e deve dare un contributo alla squadra, appunto, con la squadra, perché da solo io non posso fare niente, un attaccante non può fare niente o un centrocampista non può fare niente. Sei già disponibile per domenica prossima? Sì, io sono disponibile, io purtroppo per vicissitudini legate a Lecce Calcio da un mese e mezzo che ho fatto poco allenamento, però non ripeto, do comunque disponibilità in tutto e per tutto e ci metto la faccia sempre comunque. Presidente, se ci può illustrare perché il progetto con Camisa, perché poi insomma abbiamo parlato di una sua collaborazione con il settore giovanile. Sì, intanto Camisa adesso è il difensore centrale che cercava il Nardò. Questa è la sua prima mansione, cioè dare una mano a questa squadra che purtroppo neanche noi ci spieghiamo come mai in fondo alla classifica, avendo tra le file fior fior di giocatori, almeno penso che tutta la critica e chi se ne intende di calcio, leggendo la formazione, non si sa spiegare come mai è in quella posizione. Comunque, ancora siamo alla terza, alla quarta partita, voglio dire, c'è tempo e modi per poter rialzare la testa e comunque fare il campionato che ci aspettiamo tutti di fare, c'è un buon campionato. Adesso c'è stato questo periodo di transazione fra mister Maragliulo e mister Foglio Manzillo. Ragazzi si stanno applicando alle nuove idee di calcio e al nuovo modulo di mister Foglio Manzillo. Certamente non c'è la bacchetta magica, non può risolvere tutto in una partita o in una settimana. Lasciamoli lavorare con tranquillità, che penso che l'unica cosa che a loro serva adesso, sia al mister sia ai giocatori. Lasciamoli lavorare con tranquillità, diamogli tempo, che il tempo cala al proprio. Secondo me ci daranno grandi soddisfazioni. Come vedete, la società non si sta tirando indietro per nulla. Quello che serve stiamo cercando di mettere a disposizione del mister, della squadra e della città. Perciò se occorrerà metteremo ancora mani al portafoglio per poter dare quest'altra punta che ancora serve al mister. Certamente non c'è la possibilità attualmente di andare con tranquillità, con serenità a sceglierti la punta, perché il mercato, come sapete tutti, è chiuso, si può andare a pescare dagli svincolati, perciò è tutto un rebus. Dobbiamo stare molto attenti a non cercare di far bene per poi fare danni. Allora stiamo valutando tutto insieme al nostro direttore sportivo e al mister, che ci ha dato l'indicazione del tipo di giocatori che gli servivano. Stiamo cercando di accontentarli. Per quanto riguarda Alessandro, noi siamo contenti e onorati. Tra l'altro ho scoperto adesso, pochi minuti fa, che non è il primo Camisa che viene qui a Nardò a giocare. Papà suo è stato un giocatore del Nardò negli anni della Serie C. No, C. Serie D era. Serie D. Ma come? Fatto budgetare un po'. Comunque, era uno di quei giocatori del grande Nardò del passato.
Vediamo. Aveva un anno lui quando papà giocava. Aveva un anno, Fernando poi è memoria storica. Dare un bottone per essere voglio dire, questo ci rende ancora più felici, vuol dire che chi già un altro camisa ha lasciato il suo sudore su questo campo. Perciò noi di Alessandro siamo convinti di una cosa, che comunque con il suo avvento porterà un po' di tranquillità in più nel suo reparto e nella squadra in generale, perché uomini e ragazzi che hanno calcato campi così importanti, come prima diceva Fernando nella sua introduzione, certamente hanno tanta di quella esperienza che possono dare qualche consiglio in più sia ai ragazzi sia ai giocatori che comunque con esperienza, ma in questo periodo stanno un attimino frastornati dagli eventi che sono successi in queste ultime tre settimane. Speriamo che questo avvenga più presto e che possiamo ritornare a giocare tranquillamente e ad ottenere i risultati, perché poi alla fine per ottenere il risultato, questo tranquillo quanto vedi, la tranquillità si perde sempre. Niente, questo per quanto riguarda il discorso giocatore Alessandro Davisa. Poi comunque d'accordo con lui e con Andrea, il nostro direttore, c'è un progetto di valorizzazione del settore giovanile che stiamo portando avanti già da quest'anno, con affiliazione di altre scuole calcio all'Anato Calcio. Stiamo cercando di fare un pool di scuole calcio che ruotano intorno a Nardò per poter fare finalmente quell'auspicata scuola calcio settore giovanile degno di questo nome. Lui farà il coordinatore del settore giovanile, perciò il responsabile principale, si vedrà tutta la situazione, collaborerà con tutti i tecnici e anche i dirigenti del settore giovanile. Perciò diciamo è un accordo a largo raggio, non solo per le prestazioni sportive da calciatore del Nardò, ma anche come coordinatore di tutto il settore giovanile. Questo non può fare altro che bene, tra l'altro la sua immagine e la sua faccia la sta spendendo a nome di questa città, perciò a noi non fa altro che piacere. Godiamo della sua esperienza, godiamo della sua fama, perciò penso che questo non farà altro che avvicinare i ragazzi che hanno piacere di avvicinarsi al calcio ad una società come questa del Nardò, che comunque ha nelle sue file passate glorioso, questo non può fare altro che bene. Vedremo di coinvolgere le scuole, vedremo di coinvolgere tutto quello che è ragazzi, bambini dalla tenera età fino all'età degli allievi juniores. Perciò tutto questo è un progetto che va con calma studiato, elaborato e portato avanti. Adesso ripeto, quello che a noi serve adesso è il calciatore camisa che ci dovrà dare la nostra mano sul campo, e sono certo che questo lo farà. Un'ultima cosa, per esempio, volevamo sapere se ci sono partenze, ovvero se qualcuno si sta spincolando, se qualcuno... Che io sappia no, poi se stanno tutti tranquilli, l'unico che purtroppo abbiamo perso strada facendo, lo sapete chi è, Tommaso Maroni, che diciamo che noi abbiamo anche capito, perché poi comunque tra l'altro non bisogna, anzi è stato abbastanza onesto, avrebbe potuto sguazzare da adesso a dicembre, diciamo ad avere diritto a prendersi lo stipendio facendo la signorina in campo, però lui non se ne sentirà più perché comunque non aveva più quella tranquillità psicologica per andare sul campo e dare quello che forse poteva darci, e secondo il mio punto di vista era tanto. Però chiaramente dopo i fatti accaduti, dopo un po' di quel marasma generale che si era creato la settimana passata, il ragazzo è venuto qua, ha preferito lasciare tutto e ritornarsi al suo paese perché non è nelle condizioni psicofisiche per poter rimanere. Siamo abbastanza onesti, ci siamo lasciati serenamente, abbiamo deciso il contratto e basta. Però io penso che altri non ce ne siano qua, a meno che non c'è qualcos'altro che io non sappia, ma non penso. Ragazzi sono tutti, stanno cercando tutti, perché hanno, io ho sentito la dichiarazione di Oretti di domenica passata e anche quello che ha detto adesso Alessandro, e mi sembra, sono stato all'allenamento ieri, avanti ieri, mi è sembrato di vedere
Anche guardando i giocatori in faccia ad uno, mi sembrava di vedere uno sguardo diverso, una cattiveria diversa, una voglia diversa di scendere in campo e di realizzare finalmente quella auspicata vittoria che secondo me darà la svolta a questo campionato, perché secondo me è solo una questione psicologica. Non posso immaginare che Musca non vale niente, che Cicerino non vale niente, cioè, noi se andiamo a vedere tutta la formazione del Nardò, a detta degli altri, non a detta nostra, che noi come al solito non ci vantiamo mai di avere una squadra che possa vincere il campionato. Quello che sapremo dare lo daremo sul campo e lo dimostreremo sul campo, come abbiamo fatto in questi 3 anni di nostra gestione, che ne dica qualcuno o che ne pensi qualche frangia della tifoseria, ma noi andiamo sempre per la nostra strada cercando sempre di fare bene, intanto saremo qua. Quando non ci saranno più i presupposti per fare bene, sarà quello il momento che abbandoneremo la nave. Perciò, siccome è nostra intenzione portarla avanti questa nave, portarla fino al porto, portarla bene senza scossoni, stiamo cercando ancora oggi, sebbene qualche errore di valutazione ci possa anche stare, diciamo, nella costruzione di una squadra, no? E ripeto, chi non fa niente non sbaglia niente, però noi con tranquillità e serenità stiamo cercando di raddrizzare questa barca e di portarla finalmente nella sua gareggiata, dove possa dare le soddisfazioni che meritano questa piazza e questi riposi. Grazie.